Ciao a tutti, benvenuti. Andiamo a vedere le previsioni per la settimana per gli uomini e le donne, per lui e lei. Andremo a vedere chi ci parla oggi. Chi mi segue ormai lo sa, ogni lunedì andiamo a vedere cosa appunto accadrà fra questo uomo e questa donna. Ma chi è quest'uomo? Chi è questa donna? Lo vedremo con le carte degli uomini. Ok? E con le carte delle donne andremo a vedere di chi ci stanno parlando. Tu che mi ascolti, sia che tu sia uomo, sia che tu sia donna, magari ogni lunedì, che è il nostro appuntamento fisso ormai con i video lui e lei, ogni lunedì magari le carte ti possono parlare di una persona diversa. Non è detto che ogni lunedì ti parlino della stessa persona. Comunque sia, per tua curiosità, ho appena pubblicato un nuovo video dove ti chiedo di concentrarti, ti lascio il link qui sopra, dovrebbe apparire adesso, ma anche nella descrizione di questo video lo trovi se lo vai a cercare. Un video dal titolo appunto Pensa a una persona e scegli una carta. Allora lì sei tu che pensi ad una persona specifica e le carte ti risponderanno su quella persona a cui tu hai pensato. Qui lasciamo aperta la porta e lasciamo le carte libere di parlare e raccontare. Starà a noi capire e riconoscere di chi ci stanno parlando e ti garantisco che lo capirai strada facendo. Partiamo subito, andiamo a vedere, mettiamo un attimo qui le mie carte messaggi, andremo a vedere ecco anche che cosa le due persone si diranno. Allora, andiamo a vedere di chi stiamo parlando, chi è lui, chi è questo uomo, quantomeno come atteggiamento verso di voi, naturalmente. Quindi andrò a specificare un po' il suo atteggiamento, il suo comportamento. Andiamo a vedere. Allora, per questa settimana, chi è lui? Chi è l'uomo? Vediamo di chi ci parlano. Chi è lui? Allora, eccolo là, guarda che tipo. Allora, qui puoi senz'altro già riconoscere dai caratteri somatici, quindi vedere se qualcuno ti, se questo signore, questo tizio ti richiama qualcuno in specifico già solo per la somiglianza. Quindi un uomo castano, magari un pochino anche sul rossiccio, che porta baffi, barba e bla bla bla. Insomma, la figura, la foto qui la riconosci da sola o da solo, naturalmente. Ok? Proseguiamo, andiamo a vedere adesso. Comunque sia, qui può essere una persona senz'altro un po' particolare, anche un po' astiosa, la vedo qua. Un uomo, un personaggio che parla poco, quindi questo non è un chiacchierone, potrebbe essere una persona che tende, non voglio dire all'isolamento, ma diciamo tutta sta socialità non la vedo in questo carattere, almeno non in questa settimana, perché ricordiamoci, noi di questo stiamo parlando, d'accordo? Una persona che potrebbe lavorare in ufficio, quindi fare un lavoro d'ufficio in cravatta. Ok? Vediamo ancora quali indizi ci danno le carte. Chi è lui? Ok. Qui c'è un padre, quindi qui potrebbe essere un uomo, un ragazzo che senz'altro potrebbe essere già padre, quindi avere un figlio, oppure comunque sia una persona molto paterna, magari paterna proprio con te. Che mi stai ascoltando come carattere, no? Quando si dice uno che fa la paternale, uno che tende comunque sia a voler consigliare, a voler dire agli altri, no? Ecco, ma nel senso buono, cioè qui questa carta mi rappresenta un uomo, insomma, capace dell'affetto più puro, più sincero verso un bimbo, quindi un senso di protezione, quindi magari anche un carattere abbastanza, voglio dire io, protettivo e bla bla bla. Vediamo, andiamo avanti, che dobbiamo vedere ancora così tante carte. Poi chiediamo ai tarocchi e vediamo. Chi è lui? Chi è lui? Guarda il bambino anche qui, quindi qui la cosa viene assolutamente confermata. Guardate
la dolcezza anche di questa immagine. Quindi qui c'è un bambino, potrebbe avere due figli, perché no? Comunque, diciamo che è padre, ne può avere uno come una squadra di calcio, non si sa. Ok? Questa è una persona che ha figli, o comunque sia una persona molto molto paterna, persona che magari ama proprio la campagna o che arriva dalla campagna, una persona che magari ama il verde, ama camminare, insomma, il classico, no? Padre che la domenica porta i figli al parco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui le carte me lo descrivono in modo abbastanza chiaro. Potrebbe essere una persona castana, tendente magari allo scuro. Guarda, qui non si vede perché è di schiena, ma qui in entrambe le immagini c'è un uomo che ha comunque, vedi qui un pochino di baffi che ricrescono, un po' di barba ce l'ha anche in questa immagine, vedi? Quindi una persona che potrebbe tendere, diciamo così, a portare appunto barba e baffi, come stavo dicendo. Ho riacceso la candela che mi si era spenta. Andiamo avanti e andiamo a vedere lei. Vediamo chi è la donna in questione. Andiamo a vedere di chi ci parlano. Ok, magari con queste carte ci aiutiamo a capire. Allora, rivediamole. Tre mazzi, ne scelgo uno più piccolo, se no prendiamo il centrale. Qui a mescolarlo tutto diventa un pochino troppo difficile. Allora andiamo a vedere, giriamo questa. Chi è lei? Chi è la donna di chi ci stanno parlando? Vediamo che persona è, che atteggiamento avrà, eccetera. Guarda com'è, questa è una donna d'altri tempi, cioè qui, ma guarda, mi sono usciti in entrambi i casi gli acquerelli. Sicuramente qui c'è sintonia. Qui c'è sintonia fra queste due persone, non poche, guardano entrambi nella stessa direzione. Ok? E sono entrambi, sembrano tutte e due, entrambi dei quadri. Quindi qui sicuramente sono due persone che sono, erano, saranno, insomma, che tendono ad essere in sintonia l'uno verso l'altra. Questa è una ragazza, una donna, una fanciulla molto candida, ecco, io così la definirei. Questa donna, questa ragazza molto molto candida, sicuramente sincera, pura. Ecco, qui la vedo una ragazza proprio pulita, piena di affettività. Questa carta mi ricorda molto la Regina di Coppe dei tarocchi, quindi vedi l'acqua, no? Che scorre, quindi senz'altro una persona molto molto sensibile, molto molto sensibile. Andiamo a vedere, comunque molto molto coinvolta da questo uomo, eh? Qui ci sono dei sentimenti veri, sinceri. Chi è lei? Tiriamone un'altra. Spero mi sentiate bene. Sto cercando di tenere il tono basso, così come l'otorino mi ha consigliato. Guarda, questa è una donna, mamma mia, questa è una donna meravigliosa. So che dire meravigliosa è dare un giudizio e non dovrei, però qui me lo toglie di bocca. Cioè, questa è una ragazza, una donna dolce. Qui ci sono proprio questa ragazza, no, che chiama le stelle, il cielo, quindi una ragazza molto, non escludo, potrebbe anche essere una ragazza che studia o che fa, diciamo così, anch'essa cartomanzia, perché no, che studia astrologia, insomma, o che comunque ne è molto molto attratta, ed in effetti se sei qui un motivo c'è. Comunque non è detto parli di te. Comunque questa donna, questa ragazza è una persona molto 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 sensibile, molto sensibile, una sognatrice, una persona romantica, una persona che ha comunque dei sogni, delle speranze, che crede ancora nel futuro. Andiamo a vedere chi è lei. Chi è lei? Guarda, qui potrebbe essere, come ho detto, per l'uomo, guarda, è incredibile, per l'uomo che è padre, questa potrebbe essere, se voglio vedere in lei la donna e nella bimba appunto la figlia, qui c'è un padre, di qua c'è una madre, quindi potreste essere la coppia, marito e moglie, no? Oppure avere ognuno di voi già
fatto, diciamo, l'esperienza di paternità-maternità. Quindi anche qui posso vedere una donna che ha comunque dei figli, ma posso vedere voi, la lei in questione, anche nella bambina. Quindi sicuramente una bambina, guarda, qui c'è una donna veramente d'altri tempi, una fanciulla proprio pura, pulita. Come ti posso dire, una ragazzina ancora sotto certi punti di vista, una persona che crede, no? Ancora nell'amore, ecco, una donna, una ragazza innamorata dell'amore a tutti i livelli, quindi anche proprio come madre. Vedi che vi ho detto prima che mi richiama la regina di coppe questa carta, ed in effetti vedi la madre, la fanciulla, quindi qui belle, belle, belle. Allora, cominciamo ad andare a vedere che situazione stanno vivendo lui e lei, e poi vediamo cosa accadrà fra loro, e con le mie carte dei messaggi vediamo che cosa queste persone si diranno o si vorrebbero dire, quindi cosa hanno nel cuore, no? Come pensieri, diciamo così, l'uno verso l'altra. Qual è dunque il momento presente per lui? Cosa sta vivendo, diciamo così, questo uomo? Qual è il momento presente per lui? Ok, il 3 di denari. Andiamo a vedere lei. Qual è il momento presente di lei? L'eremita. L'eremita, vediamo cosa c'è nel cuore di questo uomo. Ora, a prescindere da lei, vediamo come desideri, come emozioni, come speranze, che cosa prova lui, che sentimenti, che desideri, che speranze nutre nel cuore questo signore. Il mondo. E lei, cosa c'è invece nel cuore di lei? Quali sono le sue emozioni, le sue speranze, i suoi desideri anche di questa ragazza? Ok, Eremita l'imperatrice. Ma guarda, guarda, qui già da queste carte, allora abbiamo visto un pochino il carattere, diciamo, no? di questi due soggetti, di queste due persone. Qui quello che mi viene da dire è, sicuramente mi fanno pensare come se qui, diciamo, almeno dalla parte di lui, poi magari anche dalla parte di lei, per carità, ma mi viene più da pensare che qui c'è una persona che potrebbe avere già una sua situazione, un suo nucleo, una sua vita. Diciamo così, mi fa vedere dei figli, ma mi fa vedere anche una terza persona con cui questo uomo potrebbe avere già costruito qualcosa, che siano figli o che non siano figli, quindi magari potrebbe avere una compagna o addirittura una moglie, comunque una sua vita, un suo nucleo al di là di lei, dico potrebbe, perché adesso ancora andiamo a vedere. Perché dico questo? Lei invece la vedo sola, quindi dall'eremita, o comunque una persona che tende all'isolamento e alla chiusura. Il suo desiderio sarebbe quello di comunicare, di aprirsi, di fare, però c'è un qualcosa che la trattiene in un certo qual modo. Guarda, qui ci potrebbe essere anche un momento di silenzio, ma lei desidera comunicare con questo uomo. Fanno vedere questo isolamento, questo silenzio, quindi è come se lei stesse lì che stia aspettando, però non vedo chiusura da parte di lui, quindi ora andremo a vedere che cosa accade. Però c'è comunque qui una donna, o che non sta comunicando con lui per un qualche motivo, ma questa la vedo un pochino più, insomma, l'interpretazione, guardando quindi anche le carte di lui, quella più congrua secondo me è che lei non gli dica qualcosa che invece gli vorrebbe dire, cioè ci parla, perché io non vedo chiusura da parte di lui, la comunicazione c'è secondo me. Capisci? Ma c'è un qualcosa che questa donna tiene chiuso dentro il proprio cuore, che gli vorrebbe dire, gli vorrebbe comunicare, però è ancora lì cauta, non azzarda più di tanto. Non so se mi spiego. Passiamo alle azioni, vediamo
Che cosa farà questo uomo durante questa settimana? Se farà qualcosa, quali saranno le azioni di lui? Cosa intende fare questo uomo durante la settimana? Vediamo se e cosa farà. Guarda il 3 di coppe. Ok, adesso vi dico tutto, eh? E cosa farà? Cosa intende fare lei, la donna, durante la... Non l'ho nemmeno mischiate, esatto, il fante di bastoni, vedi? Allora, qui che cosa vedo? Ti confermo che secondo me qua, dalla parte dell'uomo, io qui ci vedo, c'è un'altra persona, qui c'è un altro impegno da qualche parte, comunque non importa, questo tu lo saprai, quindi se hai riconosciuto la persona lo sai già. Quello che vedo, come ti stavo dicendo, allora qui vedo un qualcosa di molto molto bello durante questa settimana che accadrà fra lui e lei, almeno ora vedremo anche l'evoluzione, però dagli atteggiamenti, dai comportamenti esattamente che terranno queste due persone, qui fanno vedere come se doveste anche celebrare qualcosa. Io vi vedo mangiare insieme, bere insieme, festeggiare un qualche cosa, quindi magari andare in un locale, magari anche solo fra... Esatto, anche solo fra amici, magari con degli amici a mangiare una pizza, non lo so, o magari soltanto voi due. Insomma, qui c'è un qualcosa che facciamo insieme durante la settimana. Poi con le altre carte ci spiegheranno come e perché, va bene? Quindi qui ti confermo, qui non c'è un distacco, non fanno vedere distacchi e robe varie, ma fanno vedere una donna che sta celando qualcosa nel proprio cuore. Solo cose belle, visto le carte, questa è una donna, ha un cuore assolutamente puro nei confronti di questo uomo. Cioè, se sei tu l'uomo che ascolti, cioè, questa donna ci puoi mettere, no, una, quattro mani sul fuoco dei suoi sentimenti per te. Quindi, questo è un po' ma sicuro. Ma c'è un qualcosa che lei non riesce a tirare fuori, è molto cauta, quindi o che sta prendendo tempo per dirlo, per agire, non so. Fatto sta che qui non azzarda più di tanto. Andiamo a vedere come sarà lo sviluppo della settimana, quindi dopo questa azione, perché qui vedo un uomo che farà senz'altro qualcosa per e con questa donna. Qui c'è comunicazione, c'è un fare qualcosa, c'è un parlarsi. Quindi io credo che durante questa settimana la donna potrebbe riuscire, siccome ci sono poi tutte carte anche di comunicazione, cioè di buttare fuori questo cuore chiuso, secondo me potrebbe essere che proprio durante questa settimana questa fanciulla riesca a esprimere quello che teme tanto, diciamo così, di tirare fuori. Ok? Vediamo quale sarà lo sviluppo della situazione, come si svilupperà la settimana fra lui e lei, come si svilupperà la settimana fra lui e lei, vediamo. Ok. Guarda il 9 di coppe, come si svilupperà la settimana fra queste due persone, fra lui e lei? Vediamo che sviluppi ci saranno. Allora, il 9 di coppe, la regina di denari, il 10 di denari, accipicchialina. Che carte! Guarda, io non so se qui... potreste avere a che fare con una casa, boh, non so perché, forse perché questa regina di denari, cioè la donna, deve comprare casa, non lo so, magari lui si aiuta, non lo so, guarda, la regina di bastoni, capito? Ma anche qui vi posso vedere, guarda, e l'asso di coppe, questa sarà una settimana assolutamente wow, wow e ancora wow. Qui c'è affetto, amore che proprio si taglia a fette nell'aria fra voi due. C'è un uomo molto protettivo, molto carino, molto dolce, molto amorevole nei suoi confronti. Te ti vedo proprio un brodo di giuggiole che non tu capisci più nulla durante questa settimana. Quindi qui c'è una settimana molto molto bella, piena di, come ti posso dire, esattamente,
piena di colpi di scena, diciamo, proprio colpi di scena, nel senso proprio c'è un qualcosa che, vedi, lui ti potrebbe anche aiutare con l'acquisto di una casa o comunque con la tua famiglia o comunque ancora potrebbe aiutarti per un discorso tuo economico, ti dà una mano, ti dà dei consigli, potreste fare qualcosa di molto molto divertente, molto bello insieme, insomma, una settimana molto molto bella. Qui ci vedo una proposta molto felice, romantica proprio, tant'è che ti vedo proprio sognare. Qui schiocca qualcosa durante questa settimana, fra lui e lei. Queste sono carte molto 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 belle. Andiamo a vedere quindi come andrà veramente a finire la settimana, cioè proprio l'esito della settimana. E quindi che settimana sarà fra queste due persone? Che settimana sarà fra queste due persone? Cosa accadrà? Vediamo un pochino, perché qui il nocciolo della settimana qual è? Poi ora andiamo a vedere che cosa si diranno o si direbbero. Questa settimana è interessante, visto che c'è la donna, c'ha qualcosa nel cuore che non si azzarda a tirare fuori, a dire. Ok, l'esito della settimana. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Qui c'è un qualcosa che proprio dovrete fare insieme. Dovrete fare insieme una ristrutturazione di una casa, magari dovete cambiare dei mobili, lui ti aiuta, ti dà dei consigli, li comprate insieme, li vedete insieme, che ne so io, capito? L'esito della settimana. Ok, bello l'asso di bastoni. Wow, matto asso di bastoni. Super. Bella, mi piace. Andiamo a vedere. Ora andiamo a vedere i messaggi. Ok, andiamo a vedere, dai. L'esito della settimana. Ancora una carta. Una carta per l'esito della settimana fra queste due persone. Una. Oh, un po' volare, eh? Eccola là, e la temperanza, il bagatto. Allora, qui c'è un qualcosa, come abbiamo detto, che faremo insieme, che può riguardare una casa, una ristrutturazione di una casa, un comprare un qualcosa per una casa, ma anche un fare un qualcosa in casa insieme, quindi ritrovarsi in casa, celebrare, mangiare, stare insieme. Insomma, questa è una settimana piena di cose pratiche. Se c'è stato, se c'è un qualcosa un po' così che ha disturbato in questo rapporto, qui viene superato, no, alla grande, alla grandissima durante questa settimana. Questa è una settimana piena, come dicevo, di energia, di cose belle, di amore, di affetto, di divertimento, di soddisfazione. Belle, proprio, proprio belle. Cosa accadrà fra lui e lei durante la settimana? Vediamo. Ok, il servizio, vedi, qui c'è un qualcosa da fare, che sia per la casa o in casa. Qui c'è un qualcosa da fare, come stavo dicendo, che sia una ristrutturazione, che sia magari, che ne so io, ok? Il dubbio e come si dice, la compagnia. La compagnia, e l'abbiamo visto anche dai tarocchi. Qui c'è un fare, un qualcosa insieme. Quindi un aiutarsi a vicenda e un fare proprio anche nella pratica, come cose pratiche, qualcosa insieme, al di là dell'andare a cena, del vedersi, del divertimento, eccetera. Dovrete fare anche un qualcosa insieme che possa riguardare la casa, un discorso di denaro, insomma, qui c'è un fare, fare insieme. Vediamo con le mie carte dei messaggi, andiamo a vedere cosa queste due persone si diranno o si direbbero, cosa si vorrebbero dire. Andiamo a vedere lui cosa vorrebbe dire a lei durante questa settimana. Vediamo che poi cosa vorrebbe dire, e sono quindi anche i suoi pensieri, no? Andiamo a vedere, qui mi sono volate tutte. Lui cosa vorrebbe dire a lei? Ok. Ti sogno sempre, quindi qui c'è proprio questo desiderio romantico, diciamo, no?
questo senso, questa emozione proprio forte verso questa donna. A quest'uomo piace tutto di lei, eh? Gli piace proprio tutto, cioè la vede proprio una donna, come si dice, completa. Non voglio e non posso assumermi questa responsabilità. Questa carta, per quanto antipatica sia, mi dice semplicemente quello che ho già visto, che qui in questa vicenda mi stanno parlando di un uomo che ha già un impegno, che ha già un impegno da un'altra parte, eh? Quindi potrebbe avere una compagna o una famiglia con figli, come abbiamo i figli di sicuro. Non troverai mai un altro come me, quindi qui c'è anche un uomo preso sicuramente da sta donna. Non ti capisco, c'è un qualcosa che questo fanciullo non ha ben chiaro di lei. Quindi vedi, magari dovuto da questo, dov'è? Da questa carta che mi dice, come abbiamo visto, no? Che questa donna ha comunque qualcosa che non sta rivelando, ma non che sta mentendo a lui, che non ha il coraggio di dirgli. Comunque non è abbastanza chiara, un qualcosa che tende a tenere per sé dentro di sé. Andiamo a vedere. Nessuna è come te. Quindi qui c'è un uomo molto molto preso da questa donna che la vede appunto come una donna, una fanciulla unica. Nessuna è come te. Vediamo lei. Lei cosa vorrebbe dire a lui? Che parole vorrebbe dire all'uomo? Lei cosa vorrebbe dire lei a lui? Ok? Non lo farò più. Qui, se non, ora ricordatemelo voi, mi sembra lunedì scorso, già abbiamo visto non lo farò più da parte della donna, o no, ora da parte dell'uomo, non mi ricordo, comunque fatemelo sapere. Quindi stavo dicendo, non so se stanno parlando della stessa persona oppure no, non so. Comunque, non lo farò più, sei importante per me. Quindi qui c'è una donna che sa d'aver, o pensa, crede di aver combinato qualche cosa, va bene, e l'ho visto anche da questo 8 di spade che ci è uscito dai tarocchi, d'aver combinato qualche cosa, però dice non lo farò più perché sei troppo importante per me, non voglio rischiare di perderti. Ti piglio così, vedi? Ti prendo così, anche se non puoi assumerti questa responsabilità o un impegno più grande con me, non so, dipende appunto da chi è questa persona e chi è la donna, perché sto bene con te, sei importante per me, sto bene con te, quindi non lo farò più, non farò più sto casino. Ti prendo così. Non ti posso assolutamente perdere. Vediamo. Vedi, sono ancora innamorata di te. Qui qualcosa potrebbe essere accaduto? Potrebbe essere accaduto in passato e questa donna magari ecco perché non azzarda a muoversi o a parlare in un certo modo, perché ha paura di rifar casino. C'è una donna che non lo vuole perdere. Ok? Sono ancora innamorata di te. Cos'altro? Vedi? Guarda, perdonami, gli dice la donna. Quindi qui c'è una donna che qualcosa ha combinato, ma è assolutamente intenzionata a non farlo più. Perdonami, ma ho agito così perché? Perché mi sono sentita usata da te in un certo qual modo. Quindi qui c'è stato un qualcosa che gli ha fatto partire. Mi sto innamorando di te, sono ancora innamorata di te, quindi qui la cosa, secondo me, la relazione è in ripresa in questo senso. Ok? Però comunque sia, c'è questa donna che ha paura ad esprimere completamente quello che pensa o quello che prova, perché in passato deve aver fatto qualcosa con questo uomo e ora ha paura a ripetere. Però qui, se sei tu questa donna di cui hanno parlato, sta tranquilla, nel senso che lui c'è un qualcosa che non capisce. Quindi qui vedi, con questa eremita c'è questa donna che non mostra proprio tutto, quindi lui non la sta capendo, non sta capendo esattamente dove questa donna vuole andare a parare, va bene? Però qui c'è anche un uomo molto molto coinvolto. Ti sogno sempre, nessuna è come te. Eccetera. Andiamo a vedere con i miei messaggi, andiamo ad approfondire questi messaggi che ci hanno dato dell'uomo. Non troverai mai un altro come me. Non voglio però assumermi questa responsabilità.
Ti sogno sempre, però non ti capisco e nessuna è come te. Andiamo a vedere che cosa ci vogliono dire guardando la mente dell'uomo. Vediamo l'uomo, lui. Poi vediamo anche le lettere e i numerini per vedere come si chiama sto tizio. Insomma, qualche informazione in più. Andiamo a vedere lui, lui verso di lei. Sei sempre stata così gentile con me, vedi? Qui c'è una donna che è sempre gentile con questo uomo, magari anche proprio amica che lo aiuta, gli dà dei consigli, insomma, la gentilezza, questo lui lo sta riconoscendo a questa donna, eh? Sei sempre gentile con me, quindi qui, aiuto, qui mi volano tutte, andiamo a vedere, mettiamole dritte. Ok, andiamo a vedere lui verso lei, ancora qualche messaggio. Lui verso di lei. Lui verso di lei. Ok, anche questo era volato. Ok. Spero che le nostre strade si riuniranno un giorno. Guarda là cosa ti dice. Allora, andiamo a vedere. Sei sempre stata gentile con me, l'abbiamo visto, lo so, quindi non è che lo credo, lo penso, forse io lo so, qui c'è il sapere, c'è la certezza matematica che sei tu la mia metà. No, guarda che questo messaggio è veramente molto molto bello, eh? Quindi ci sta anche quest'uomo ve lo dica, durante sta settimana, e se non ve lo dice lo pensa, poi me lo farete sapere. Lo so che sei tu la mia metà. Andiamo a vedere. Tu mi rendi felice come mai nessuno prima. Tu mi rendi felice come mai nessuno prima. Quindi qui ti sento nella musica. Quindi io non so se avete una canzone, se avete una canzone che vi unisce a... O comunque in cui lui, come ti posso dire, ti possa ricordare, insomma, qui c'è una canzone in particolare. Fammi sapere, nei commenti se magari avete parlato di alcune canzoni, di una musica in particolare che gli ricorda te in un certo modo. Comunque qui, mi sembra evidente da tutte le carte, ci sono due pensieri, sì, due pensieri, due persone che stanno tanto, 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 ma proprio tanto bene insieme. Allora, non puoi capire quanto sia stato difficile lasciarti andare. Guarda, qui c'è stato un lasciare andare, un allontanarsi di qualsiasi tipo esso sia, quindi o ci eravamo lasciati e non ci siamo sentiti per un po' di tempo e stiamo riapprocciando o riapproceremo. Vedi, non puoi capire quanto sia stato difficile. Comunque sia, voglio lottare per questa relazione. Quindi qui c'è un uomo che comunque per questa relazione ha intenzione di combattere, di lottare. Quindi qui non credo ci sia una persona che voglia lasciare andare la donna, assolutamente in nessun caso. Però ho bisogno di più tempo, forse per assumermi quella responsabilità, vedi, di cui qui ti sta dicendo, non posso assumermi la responsabilità che tu mi chiedi, ho bisogno di più tempo, ok? Ho bisogno di più tempo. E infatti, vedi, dice, io vorrei il vissero per sempre felici e contenti con te. Quindi qui, però nello stesso tempo, vedi, qui mi dice, sappiamo entrambi che non sarà per sempre. Quindi io continuo a vedere questa responsabilità di cui quest'uomo parla, ok? Qui c'è proprio questo amore, questo desiderio, questo stare da Dio, insieme. Però, capito, c'è questa... c'è qualcosa, qui c'è qualcosa che guasta, però c'è tutta l'intenzione, tutta la volontà di lottare per questa relazione. Quindi qui c'è un uomo e non ne può proprio sapere di lasciarti andare, nel modo più assoluto. Guarda, avrò sempre un posto per te nel mio cuore. Quindi, nonostante quello che potrebbe essere successo fra voi, e lo sapete voi naturalmente, ditemelo anche a me nei commenti, qui avrò sempre, vedi, un posto speciale per te nel mio cuore. E poi questo bigliettino, questo messaggio mi fa molto pensare. Tu sei troppo per me.
Tu sei troppo per me, quindi qui non ti capisco, tu sei troppo per me, eccetera, eccetera. Io qui posso anche pensare che ci sia un uomo che veramente vi vede la donna, diciamo, vede questa lei come troppo, troppo per lui, troppo bella, troppo appariscente, troppo intelligente, magari una donna che ha un lavoro superiore a lui, perché qui non ce lo dimentichiamo, dov'è che è? Qui c'è un'imperatrice, miei discorsi, eh? Ah, ecco, quindi... Capito? O per motivi di lavoro che vi vede troppo, che ne so. Quindi, però qui è chiaro, tu sei troppo per me, ma voglio lottare per questa relazione. Mi rendi felice come nessuno prima d'ora e so benissimo che sei tu la mia metà. Qui non c'è credo, spero, penso. Qui c'è io so che sei te. La mia metà, sei sempre così gentile con me e bla bla bla. Guardate che queste sono carte molto molto belle, quindi vi chiedo, vi prego veramente di dirmi nei commenti, diciamo così, chi è questa persona che abbiamo analizzato. A questo punto io direi che ho parlato un sacco. Andiamo a vedere, giochiamo adesso. Andiamo a vedere qualche lettera, qualche numerino. Chi mi segue il lunedì con questa stesa lo sa. Andiamo a vedere, tiro qualche numerino, qualche lettera che magari mi può aiutare, ci può aiutare a capire magari il nome, un iniziale di un cognome, un numero di telefono, una targa, una data particolare fra voi due. Insomma, giochiamo un pochino, vediamo a cosa ci fanno pensare. Vediamo. Allora, per lui e lei di questa settimana, mamma mia, sono messaggi molto molto belli. Qui c'è amore, eh? Qui l'amore vola, proprio si sente dappertutto. Qui ci sono due persone che ci tengono tantissimo l'uno all'altra. Allora, dunque, qui mi è uscito un sacco di roba. Allora, qui mi cade l'occhio la doppia M. Qui ci sono due M o una W, come lo volete leggere, ve lo dico sempre. Quindi due volte M, poi che c'è? Due volte X, guarda, due volte X. Ripeto, qui può essere anche la targa di una macchina, di un qualcosa. 2N, quindi doppia N, qui tutte doppie. 2M, 2N, due volte la X. Poi che c'è? Qui c'è una C. Una C, mettiamola qua, la E, la Y, aiuto, una Y, la F, mamma quante lettere, la H, una K, addirittura ancora lettere, la S, questa è una O, cos'altro? E adesso i numeri, pochi numeri stasettimana, quasi tutte lettere. Allora, qua c'è il numero 2, il 3, 2, 3, questo cos'è? Un 5. 2, 3, 5 e un 6 o 9, dipende come lo vogliamo vedere, va bene? O un 6 o un 9, vedete voi. Ok? Quindi qui parecchio c'è parecchio c'è da giocare praticamente. Vedere un numero di telefono, una targa mi viene da pensare perché con le X, la K, la H, l'Y, almeno per noi italiani, più che un cognome, qui c'è una targa o roba varia. Insomma, fammi sapere. Un iniziale, insomma, giocaci un pochino te, prova un pochino, ferma il video e guardati, pensa a tutte le combinazioni possibili e immaginabili a cui ti puoi richiamare. Tiriamo un paio di carte, vediamo cosa ci dice l'oracolo, e questo è un oracolo molto molto carino che va dritto al nocciolo. Vedi, qui c'è la farfalla che viene catturata nella rete, il meglio di me. Qui te lo confermo, c'è una settimana, una delle più belle, secondo me,
fra voi due. E qui c'è proprio la sicurezza anche di sé, come dire, io sono una gran donna o un grand'uomo. So benissimo, vedi, che voglio essere catturata. Quindi secondo me ci potrebbe anche essere durante questa settimana un gioco, diciamo così, alla seduzione, al catturare facendogli credere di essere catturata, insomma, qualcosa di questo tipo. Vedi qui la farfalla che proprio ama, diciamo così, no? Essere catturata in un certo qual modo. Quindi qui anche qualche gioco da quel punto di vista, durante questa settimana. Guarda, veramente belle queste carte. Quando vedo delle carte positive così, sono proprio contenta. Ora starà a voi, starà a te capire di chi naturalmente ti hanno parlato. Guarda, e qui parla di un amore che ti fa volare sopra le nuvole, ma l'avevamo già visto anche dalle altre carte, in special modo dal lato di lei. Quindi qui questo amore sognante, diciamo così, durante questa settimana. Voglio andare a vedere anche qualche segno zodiacale. Andiamo a vedere, magari ci aiuta a capire. Guarda, qui mi è caduta subito a bomba la Vergine. Quindi come segno zodiacale, come ascendente, diciamo, ecco, fatemi sapere nei commenti naturalmente. Allora, segni zodiacali, quindi abbiamo visto la Vergine, il segno del Toro, poi qui c'è lo Scorpione, anche che è caduto, il Capricorno, il segno del Cancro, vediamo quali altri segni zodiacali, il Sagittario. Quali altri segni zodiacali? L'Ariete, sempre l'Ariete, c'è sempre. Capricorno viene confermato dalle carte. Quale altro segno zodiacale? Il Toro viene confermato anch'esso. La Vergine, che l'avevamo già vista, viene dunque confermata. La Bilancia, il Sagittario che viene riconfermato e i Gemelli. Va bene? A questo punto lascio a te, lascio a voi la parola nei commenti e ditemi un pochino di chi vi hanno parlato queste carte per questa settimana. Va bene? Io vi ringrazio per l'attenzione, un bacione e tanta gioia e amore ad ognuno di voi. Ciao, alla prossima!